Credo che la prestazione sia stata fatta bene, che la partita che abbiamo affrontato con le qualità che abbiamo messo in campo, determinazione, concentrazione, ai punti sicuramente avremmo meritato qualcosina in più perché abbiamo avuto tre reti di palle gol contro le due loro scaturite da due palle inattive. Per quanto riguarda il centrocampo, che un po' era inedito, i ragazzi si sono comportati molto bene, hanno accompagnato l'azione, hanno faticato nel rientrare, nel seguire le mezzali avversarie, credo che nel complesso la partita sia stata fatta bene. Peccato, con un pizzico di fortuna, un po' più di cattiveria, avremmo potuto portare a casa i 3 punti. Ci aspetta un altro match impegnativo con la Propata, che oggi è riuscita a avere la meglio della Pergolettese. Abbiamo poco tempo noi, hanno poco tempo loro per prepararsi. Non ci faremo sicuramente trovare impreparati. Siamo orgogliosi che finalmente giocheremo per la prima volta nel nostro stadio e cercheremo in tutte le maniere di invertire il trend negativo delle ultime partite in casa.